Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata della Google Developers Live Italia. In questo episodio Sandro Paganotti, uno dei Google Developers Expert nell'area HTML5, ci mostrerà come sarà possibile agire sulla user experience di una pagina web senza modificare il codice di markup che ha generato questa pagina. Perché ad esempio potrebbe essere stato creato da un'applicazione legacy oppure da un software dove lo sviluppatore front-end non ha possibilità di andare a fare delle modifiche. Sandro utilizzerà del JavaScript, jQuery e un browser che supporta HTML5 come Chrome per aggiungere ad una pagina di caricamento, di upload di un file su un servizio web, una progress bar e una notifica dello stato dell'operazione. Io vi lascio alle magie di Sandro e noi ci vediamo per una nuova puntata della Google Developers Live. Ciao! Buongiorno a tutti, sono Sandro Paganotti, Google Developer Expert in HTML5 e oggi vediamo insieme come poter migliorare la nostra pagina web utilizzando alcune funzionalità HTML5 anche quando ci troviamo nella condizione di non poter operare direttamente sul mercato. Questo succede perché, ad esempio, stiamo utilizzando un CMS particolare oppure stiamo lavorando con un software legacy. Questo tipicamente comporta il fatto che il markup della pagina, o in particolare il markup dell'elemento che ci interessa modificare, non è facilmente raggiungibile. Possiamo però magari accedere a del JavaScript e quindi attraverso il JavaScript vedremo come possiamo comunque andare ad operare su il markup che ci interessa, migliorandolo in tutta una serie di modi. Nei prossimi 20 minuti lavoreremo sulle form e in particolare su una form che comprendono il caricamento di file. Quindi andremo a vedere come utilizzando un oggetto introdotto all'HTML5 riusciremo a migliorare la percezione dell'utente in merito al caricamento della form, aggiungendo in questo caso una barra di avanzamento. Prima di cominciare, partiamo diamo un'occhiata a quello che è il progetto, come è stato strutturato, e supponiamo che questa sia la nostra base di partenza, per cui da qui noi dobbiamo partire per costruire questo tipo di interazione, questo nuovo tipo di interazione. Vediamo un attimino prima la pagina risultante è questa, quindi abbiamo una semplicissima form di caricamento del contenuto con nome, cognome e opzione per caricare un file. All'invia abbiamo un messaggio di errore nel caso in cui manchi qualche campo o un messaggio di successo nel momento in cui il file sia stato correttamente caricato. Come vedete, questa forma è una form classica, per cui non dà nessun tipo di feedback durante il caricamento del file, ci dà semplicemente un feedback all'inizio o alla fine del processo. Il codice sorgente è molto molto semplice, in questo caso parliamo di HTML4, per cui un doctype di HTML4, testata, probabilmente manca il title, possiamo metterlo adesso. Abbiamo testata, carichiamo Bootstrap che è un framework per abbellire un po' il nostro markup. Dopodiché, in modo molto semplice, abbiamo una piccola porzione di codice PHP che semplicemente controlla o meno l'esistenza delle tre variabili IMPOST e in caso positivo torna un messaggio di successo, in caso negativo torna un messaggio di errore, quindi un semplicissimo controllo che nasconde tutta l'eventuale complessità che ci dovrebbe essere nel backend, solo per fare in modo che ci sia un feedback positivo o negativo al caricamento, e la form. La form presenta tre campi che sono nome, cognome, documento e un bottone di submit, tutto qui. In coda alla pagina carichiamo jQuery, quindi questo strumento, questo sito già incorpora jQuery e la parte JavaScript di Bootstrap. Dopodiché abbiamo a disposizione un file JavaScript, come succede anche in alcuni CMS, nel quale possiamo andare ad inserire la nostra logica di applicativa. Ok, la prima cosa che possiamo fare in merito proprio a migliorare questa pagina
e passare all'HTML5. Passare all'HTML5 in un discorso di questo tipo è molto semplice perché, a meno di piccolissime eccezioni, l'HTML5 è un superset dell'HTML4, per cui tutte le pagine HTML4 sono già compatibili di default con le pagine HTML5. In più, ovviamente, specificando il doctype HTML5, potremo andare ad utilizzare quegli oggetti che ci interessano. Per specificare il doctype HTML5, sono state fatte parecchie semplificazioni, e il doctype HTML5 è semplicemente così. Quindi, con questo semplice passaggio, noi abbiamo già trasformato la nostra pagina da HTML4 a HTML5. Ovviamente non è cambiato nulla a livello di diciamo layout, per cui semplicemente ci ritroviamo con la stessa identica pagina di prima, con lo stesso identico comportamento di prima. Assolutamente non è cambiato nulla. L'oggetto che ci interessa analizzare oggi si chiama FormData. L'oggetto FormData, e lo vedremo a breve, ci consente di prendere una forma esistente e incapsularne il contenuto in una richiesta Ajax. Il vantaggio di questo tipo di oggetto è che lato server non dobbiamo modificare il comportamento della nostra applicazione, perché lato server la form verrà ricevuta esattamente allo stesso modo come se fosse stata inviata attraverso un semplice post. Per fare questo, portiamoci sul nostro file di application.js, beneficiando anche del fatto che jQuery è già presente. Nella pagina possiamo cominciare a costruire il nostro script. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è posizionarci sul load della pagina, quindi document.read classicissimo. E una volta fatto questo, la prima cosa da fare è ovviamente controllare se è presente o meno il supporto per l'oggetto FormData. Questo è abbastanza semplice e soprattutto ci consente di gestire questa form in un'ottica di graceful degradation, quindi se non è presente il supporto al form data, noi possiamo tranquillamente, questa parte di codice non verrà eseguita, per cui tranquillamente l'applicazione continuerà a funzionare. Per effettuare un controllo dobbiamo controllare che form data sia presente all'interno dell'oggetto. Se questo è vero, possiamo proseguire. Se questo è vero, possiamo proseguire nel nostro esperimento. Verifichiamo che il supporto sia effettivamente presente all'interno di Chrome. Il supporto per FormData è presente praticamente in tutti i browser di ultima generazione. E notate come abbiamo già il feedback sul fatto che il supporto sia effettivamente presente in ok, che è proprio legato al fatto che qui il supporto c'è. Ok, a questo punto dobbiamo metterci in ascolto dell'evento di submit. Per fare questo, visto che molto probabilmente la nostra form verrà ricaricata dinamicamente via Ajax, la cosa migliore è metterci su un parent, in questo caso il body, della pagina, e metterci in ascolto dell'evento submit, specificando che ci aspettiamo che l'evento submit provenga da un form. Questa sintassi, che è una sintassi di jQuery, fondamentalmente dice attendi un evento, la propagazione dell'evento submit, aspettala sul body, perché mettiti in ascolto sul body, ma deve provenire da un oggetto form. In questo modo, anche se l'oggetto form viene ricaricato, noi avendo il listener sul body non perdiamo il listener. Okay. L'altra cosa che dobbiamo fare è
nel momento in cui viene fatto il submit, bloccare la propagazione del submit in modo che la form non venga poi effettivamente inviata anche attraverso il metodo tradizionale. Ok, quindi facciamo il prevent default e facciamo lo stop propagation. A questo punto possiamo tranquillamente fare una prova e notare come all'invio la form non viene più ricaricata. Okay, quindi abbiamo bloccato il comportamento naturale di questa form. Il passo successivo, ora è quello di intercettare l'oggetto form e andare a costruire un oggetto form data sull'oggetto form, che è un po' il fulcro del nostro esempio. Questa cosa è abbastanza semplice, in quanto le specifiche sono molto molto semplici. Prima di tutto andiamo a recuperare l'oggetto form. Questa cosa rientra nella DOM manipulation, qui utilizziamo ancora jQuery. Modulo invio è il nostro oggetto contenitore. Quindi il modulo invio form è sicuramente la nostra form. Una volta che abbiamo recuperato la form, andiamo a costruire l'oggetto form data. L'oggetto form data si costruisce new form data e il parametro che viene passato al costruttore è proprio la form, per cui è form.get sempre secondo la sintassi JQuery. Ok, in ultimo prepariamo un oggetto XML HTTP request dovrà essere il vettore attraverso il quale inviamo poi effettivamente la nostra richiesta. Possiamo provare a fare un'ispezione del form data in modo da sincerarci dell'effettiva riuscita di questa parte di esperimento. Quindi cancelliamo la console, aggiorniamo il documento e vediamo come abbiamo il nostro oggetto form data costruito. Abbiamo istanziato sopra la form che ci interessa spedire. A questo punto dobbiamo effettuare un'operazione di markup manipulation, perché se vogliamo mostrare una progress bar all'interno della form per far vedere appunto il caricamento del file, dobbiamo per forza inserire un elemento all'interno della form. Possiamo farlo però da JavaScript. jQuery mette a disposizione alcuni metodi, altri anche potremmo anche evitare di usare jQuery e utilizzare la manipolazione standard. Quindi andiamo a agganciare appena completata la form la sintassi di Bootstrap necessaria per disegnare una progress bar. Quindi Bootstrap costruisce una progress bar con fondamentalmente due div, una all'interno dell'altra, e la posizione della barra è indicata dalla proprietà width dello style, per cui in questo caso siamo allo 0%, ma modificando questo 0% fino al 100% otterremo appunto la progressione di questa barra. Ok. Ora, il passo successivo è quello di inizializzare l'XML HTTP request, che in questo caso è semplicemente inizializzare la richiesta dell'oggetto XML HTTP request. Per fare questo, quello che dobbiamo fare è invocare il metodo open. Okay. Ovviamente il verbo in questo caso è il post, e
l'azione che vogliamo andare a compiere è la stessa azione del nostro oggetto form, andiamo a leggere attributo action. E una volta istanziata la richiesta ci mettiamo in ascolto del load, e sul load andiamo a E sul load andiamo a gestire la sostituzione, visto che fondamentalmente all'interno una volta effettuata la richiesta Ajax, la risposta conterrà di nuovo l'intero HTML. Dobbiamo andare a gestire la sostituzione della porzione della form con quella che abbiamo ricevuto dal server. Questo è abbastanza semplice e si fa recuperando il padre che abbiamo identificato come modulo mio, e andando a sostituire a questo oggetto, lo stesso modulo invio, ma recuperato questa volta da il response text della nostra richiesta. L'ultimo passaggio, quello che abbiamo appena scritto adesso, quindi una volta fatto questo, l'ultimo passaggio che abbiamo appena sviluppato adesso è invoco il metodo send sull'oggetto XML HTTP request, passando come parametro al metodo send l'oggetto formData, per cui formalmente invio tutti i parametri presenti nella form identificata dall'oggetto formData attraverso la request identificata dall'oggetto require, appena costruita sopra l'action della form. Effettuiamo adesso la richiesta. Notiamo come abbiamo ricaricato correttamente la pagina. Abbiamo ottenuto la notifica di documento caricato con successo e se andiamo a vedere su network abbiamo effettuato questa richiesta, abbiamo fondamentalmente effettuato una richiesta di questo tipo. Ok, quindi in questo caso ci troviamo in una situazione di aver sostituito l'invio tramite un classico verbo POST con l'invio tramite una chiamata. Il passo successivo consiste nel utilizzare le informazioni extra che ci vengono, diciamo, regalate da una chiamata di questo tipo. Gestire l'avanzamento della progress bar. Per fare questo, l'evento a cui dobbiamo ascoltare è un evento di tipo progress. L'evento di tipo progress è scatenato dall'oggetto upload presente all'interno dell'XML HTTP request. Quindi ric.upload.addListener, ci mettiamo in ascolto del progress e ogni qualvolta riceviamo un evento di tipo progress, ogni qualvolta riceviamo un evento di tipo progress, quello che andiamo a fare è
modificare la proprietà with dell'oggetto che abbiamo appena iniettato all'interno della form, andando ad impostare la lunghezza proporzionalmente alle due proprietà loaded e total che l'evento derivante, l'evento progress fondamentalmente ci dà. Questo sembra molto complicato, in realtà è assolutamente semplice e si fa in questo modo. Noi andiamo a recuperare il modulo invio. Modifichiamo la proprietà with, dicendo che la proprietà with equivale al rapporto tra il caricato sul totale, di la percentuale. Quindi fondamentalmente quello che andiamo a dire è recupera il modulo invio, all'interno del modulo invio recupera l'oggetto che ci interessa, che è quello con classe bar, che è questo oggetto qui. All'interno del modulo invio, oggetto in classe bar, imposta la proprietà CSS with, dandogli un valore che è uguale all'arrotondamento del rapporto tra i byte caricati sui byte totali per più aggiungi il percentuale perché ovviamente è un percentuale. Ok, se ricarichiamo prova. Okay. Notiamo come abbiamo una barra di caricamento che ci dà l'avanzamento sull'upload del documento che stiamo caricando e al completamento di questo caricamento abbiamo il messaggio di avvenuto caricamento con successo. Quindi quello che siamo riusciti a fare in queste poche righe di codice è stato sostituire un comportamento, anzi inserire un comportamento aggiuntivo soltanto per i browser che hanno supporto HTML5 all'interno di una struttura legacy nella quale noi non potevamo andare a modificare il markup. Grazie di tutto e alla prossima.